Gas amici, registro un piccolo video aggiornamento rispetto al video che ormai ha un po' di tempo, nel quale facevo vedere la modifica dello scarico, faccio sentire il test originale rispetto al test che adesso mi dà il MIV Oval. Lo registro perché in parecchi mi avete chiesto di spiegarlo un po' meglio. Allora, intanto lo scarico è completo, quindi abbiamo sia i collettori che il terminale. Nella moto di serie c'è un catalizzatore, una vasca da bagno là sotto, che viene sostituito direttamente dai due collettori perché sono catalizzati. Quindi non c'è bisogno di, cioè lo scarico completo come viene venduto da MIV è di per sé omologato anche se cavate il collettore. Il catalizzatore, scusate. Infatti i collettori originali vengono sostituiti da questi due. Molto bene. Non c'è bisogno di rimappare perché lo scarico di per sé è adatto alla moto senza bisogno di rimappare come succede poi in molti Euro 4. Vi metto in sovraimpressione anche tutte le caratteristiche dello scarico. Detto questo, procediamo, l'accendiamo e vi faccio sentire come suona. Cos'altro dire? Io sono rimasto molto soddisfatto dell'acquisto. Come vedete il DB Killer ha il rivetto, quindi se volete cavarlo bisogna forare, fare il buco lì. Niente, se volete poi un altro video approfondimento di tutti gli accessori che ho, se c'è qualcosa in particolare che vi interessa, fatemelo sapere nei commenti e lo farò sicuramente. Ciao ragazzi! Venus.